Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Giacomelli, Giancarlo, Giorgetti, Gozzi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Valeria Valente, Velo, Vignali e Zanetti sono in missione a decorrere la seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 76, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione sullo stato dell'informazione sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Avverto inoltre che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro il termine della discussione. Dichiaro aperta la discussione. Avverto infine che, con lettera in data 26 febbraio 2016, la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, deputata Rosi Bindi, ha comunicato di aver designato quale relatore per l'Assemblea il deputato Claudio Fava, già relatore in Commissione. Ha pertanto facoltà di intervenire il deputato Fava. Prego. La ringrazio, signor Presidente. È la prima volta che la Commissione Antimafia dedica una relazione ad hoc specifica a questo tema. Non lo consideriamo un titolo di merito, lo consideriamo una ragione di urgenza e di necessità al tempo stesso. Se sono vere, purtroppo sono vere, forse approssimate per difetto, le cifre che vengono fornite, tra gli altri, dall'osservatorio Ossigeno sul giornalismo e che ci parlano di tre colleghi minacciati ogni 2 giorni. E se dovessimo aggiornare l'elenco dei molti giornalisti minacciati o che hanno subito violenze con ciò che è accaduto dalla data di approvazione in Commissione Antimafia di questa relazione il 5 agosto ad oggi, saremmo costretti ad acquisire altri, molti altri casi. Nessuno stupore. Pensiamo che controllare e condizionare l'informazione